trasformazione di un susino da una forma non ben definita, trasformazione a palmetta irregolare. Allora dovrò fare questi tagli qua, dovrò tenere questo asse centrale che è il più vigoroso di tutti, tagliare il concorrente, tagliare questo branca qua che non è a palmetta, tagliare questo qua che è sempre un concorrente con l'asse centrale, e alla base magari tenerli quasi tutti, però nel senso di questa direzione qua. Adesso ho fatto la potatura, di allevamento di questo susino, ho deciso di creare un asse centrale e tutti gli altri rami vigorosi creare delle branchette secondarie, creare una palmetta irregolare. Poi su questo asse qua nasceranno altri rami e diventeranno le future branchette di secondo livello, terzo livello e avanti così. Qua ho messo un distanziatore per allargare questo ramo che è troppo vigoroso, che non vada in competizione con l'asse centrale. Qua ho messo un traverso per cercare di appiattire tutta la forma, perché qua ci sono anche problemi di spazio, c'è l'orto, ci sono le more, e ho deciso di fare questa forma particolare e dovrebbe funzionare, insomma deve funzionare. Ok, ecco un'altra inquadratura, ho rimosso le more, si vede meglio, c'è anche un po' di sfondo bianco, bellissima pianta. Adesso inizio con i tagli. Iniziamo da qua, facciamo l'allargamento di questa branca, che dicevo che questa qua sta prendendo il dominio, cioè sta diventando più forte di questa, dunque devo allargare. Ho già preparato un tutore, ok, e già ci siamo. Benissimo, allora c'è pochissimo da fare, cominciamo già da questa parte bassa qua, magari facciamo un piccolo taglio di ritorno per non dar troppo fastidio al camminamento. Qua su questa branchetta qua abbiamo tutta questo, qua è un dorsale, lo tiriamo via. Questo qua in contrasto con questo qua, tiriamo via e lasciamo stare così. Nella parte alta invece andiamo a fare un piccolo taglio di ritorno così, e teniamo buono quella cima là. Qui facciamo una spronatura e anche qua una spronatura. Ok, branca invece qua è un ramo che va verso l'interno, anche questo è un ramo che va verso l'interno, qui abbiamo dato spazio. A questo lato qua invece c'è un dorsale su questa branchetta, la facciamo un taglio, niente, tiriamo via questo e lasciamo che la linfa vada su quella zona. C'è un incrocio, via, rami secchi, dorsale, ok, 1, 2, quello là sta andando fuori, diciamo deve essere appiattita la pianta.
questi qua via. Questo qua sta diventando se c'è qualche ramo che sta andando fuori. Questo qua va al suo interno, adesso c'è la parte sommitale da sistemare, poi io direi di essere tutto così, niente di più. Quindi la parte alta invece devo fare un taglio, cioè devo creare solo un leader. Io direi di prendere come leader quello più debole. Questa qua sarà una futura branca laterale, anche questa, quelle lì sono abbastanza in linea, forse questo qua di lato qua un po' fuori, sto via, basta, non c'è più da far niente. Questo qua possiamo permetterci di farlo andare un po' in lato, non dà fastidio. Questo forse si dovrebbe tagliare perché c'è un incrocio, però questo qua fa già delle susine, dunque per quest'anno le lasciamo, poi possiamo tagliare. Non è un piccolo taglio di ritorno, anche qua lo facciamo lo stesso. Bene, non c'è più da far niente. Ok, grazie ragazzi. E alla prossima. Adesso facciamo un'inquadratura generale per vedere se ho dimenticato qualcosa. Ecco, questo è il susino dopo la potatura. Ho fatto un po' di pulizia di alcuni rami, ce n'erano troppi, soprattutto nella parte apicale. Ho dato solo un leader. Bene. La palmetta è irregolare, però devo lasciare anche dei rami, diciamo, è a volume stretto, però non è che posso appiattire completamente. Ecco, bellissima pianta, quest'anno avremo già delle susine, perché sulla parte apicale abbiamo già tutti i mazzetti di maggio, quelli sono rami misti, fruttificheranno anche quelli. E andranno a creare la nuova palco più alto, e questo c'è il palco più basso a vari livelli, insomma. Bene, bisogna tenerlo monitorato durante l'estate che non ci siano succhioni o ci siano rami che poi possano andare in contrasto. Bene, grazie a tutti ragazzi e alla prossima. Salve a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere questo susino, è la terza potatura che faccio dopo la riforma di questa palmetta irregolare. Allora, ho visto già un paio di cose, ad esempio quella branca, faccio notare che è troppo, ha l'angolo troppo chiuso e anche troppo grosso il diametro rispetto all'asse, dunque quello verrà rimosso, però verrà lasciato un piccolo sperone in maniera che possa creare un nuovo oggetto più debole. In cima farò un taglio di ritorno, anche là dovrò trovare una nuova punta, dovrò abbassarmi leggermente. Un altro ramo, che anche questo è l'angolo troppo chiuso e anche il diametro qua siamo già al limite,
non dobbiamo superare un terzo del diametro del fusto. E poi invece qui ho fatto dei tagli di ritorno l'anno scorso, però c'è stato un riscoppio vegetativo, ci sono dei succhioni da rimuovere e qualche piccolo taglietto di ritorno magari sulle piccole cime, ma niente di particolare. Adesso magari vi farò vedere tutti i tagli che ho intenzione di fare. Ok. Allora, facciamo la potatura di questo susino, dobbiamo trovare una nuova cima. Devo fare un taglio di ritorno, eccolo qua, questo. E ho ridotto l'altezza. Anche questa è una branca con un angolo chiuso, verrà tirata via anche questa. Però lasciando un piccolo sperone, ok? Anche questa verrà tolta e lasciato un piccolo sperone. Idem anche questa qua. Ok, a posto. Poi qua ci sono delle branche in sovrannumero, dobbiamo tirarne via qualcuno. Questo è un dorsale, va tirato via. E poi verranno tolti i succhioni su questa branca. Questo che questo qua è troppo vigoroso. E anche questo è un dorsale. Ok. Ad esempio devo fare un taglio di ritorno qua, e anche qua un taglio di ritorno, e c'è una branca in sovranumero, e anche questa è sovranumero, taglio di ritorno e taglio di ritorno anche qua. Taglio di ritorno anche qua. E taglio di ritorno. Ok. Vediamo come viene. Come è venuto. Bene, direi. Adesso faccio qualche altro piccolo taglio qua alla base, che andiamo a invadere la zona delle more. Questo è un ramo esaurito, va tirato via anche questo, che va in sovrapposizione dorsale. Qua è troppo vigoroso, via. Qua anche qua, se va su tutto il carico di frutta diventa troppo pesante, dobbiamo tornare indietro un attimino, e anche qua tornare indietro. Dorsale, tornare indietro. E anche qua tornare indietro, sempre quel discorso dell'angolatura, forse lì si poteva anche lasciare un po' di più. E poi là un altro taglio di ritorno. In cima. In sovrapposizione, eccolo là, questo. Bene, direi, è troppo vigoroso, via. Niente, la pianta è conclusa, adesso vi farò vedere. Allora, questa è la struttura come si presenta adesso. Branca basale, un'altra branca
abbastanza importante che va su a 45 gradi, un'altra poi a destra, e ho pulito tutta la cima, vediamo contro luce, ecco, adesso si vede meglio. Ok, questa è una palmetta irregolare, diciamo che non è a volume ma è appiattita su questo lato. Ok ragazzi, alla prossima, vi farò vedere magari il raccolto.